Ciao! Ciao Federica, ciao Mimma. Ciao, ciao, buonasera, buonasera, ciao Marzia. Ciao Federica, ciao Mimma. Allora, sentiamo Cecilia. Devi abbassare l'audio. Eccoci. Bentrovata. Bentrovata. Ritrovata allontana un po', Sono il come Mago stai? Hotel. Volevamo dirvi che questa sera, Ciao sotto Nicole mentite Cretta. spoglie, saremo qui con voi. Chi è? Non Non ci lo so. crederai, ma stavo. Aspetta. Siccome stavo. Abbiamo un ospite. Ci siamo. Ok. Siamo solo noi. Oddio, quanti ciao! Aspetta, che vado di là così. Poi non riesco a leggere che cosa scrivono perché sono senza occhiali. Ciao Ciao Elena, ciao Renata, ciao Alessandra, ciao Elena. Noemi, ciao a Ciao Noemi. tutte! Ehi, quanta gente c'è stasera? Quella, quella, quella! Ciao, ciao a tutte! Come stai? Come state? Ciao Nico. Il Mago Telma! Ciao Lara. Ciao Giulia! Fede, wow. Abbiamo Elena stasera che è È tornata uscita dal dal manuale di parto. architettura. Beh, perché no, sono state un po' sono state colpite dal virus, anche loro, In quindi quarantena, sì. si stanno riprendendo tutti. Speriamo che vada tutto bene, sì. Ciao Renata! Ciao Ada. Wow, Allora, bene, ci siamo! bene, cominciamo subito, dai. Sì, allora, volevo in occasione della giornata internazionale della matita, ho messo anche nei capelli, stasera io vorrei usare la matita. Perfetto. E invece, allora, io stasera ho tirato fuori il pennino Speedball serie A, quello quadrato. Così vediamo che forme escono. Ok. Tra l'altro, però prima di andare a usare questi strumenti, parliamo invece di penne stilografiche, perché qualcuno di voi che ci segue da poco, da meno tempo, poi magari potete andare a rivedervi, scusate. Le primissime puntate dove abbiamo parlato di più di strumenti e di penne Sì. stilografiche, ne abbiamo parlato Sì. anche abbastanza a lungo, però volevano sapere una entry level per chi inizia a usare la penna stilografica o la riprende in mano dopo tanto tempo. Quindi si deve ancora abituare. Io direi, Marta, io dico la mia preferita in assoluto, poi tu dici la tua. Facciamo Va bene. così. Allora. La mia, chi mi conosce, chi ha fatto corsi con me, lo sa, è la mia super preferita, la Kaweco Sport, questa piccolina. La potete comprare con punte, queste hanno le punte, scusate il dito, ma l'ho messo praticamente dentro l'inchiostro. Quando la comprate, scegliete il tipo di punta che volete, fine. Media, eccetera. E la mia preferita è la media, ma dovete vedere che tratto fanno. Purtroppo queste qua, comprarle online e non avere la possibilità di provarle è un po' un handicap, secondo me. Però, magari anche vedendo. Solo i pennini di ricambio, se non mi ricordo male. Questa no, questa No? no. Questo modello qua è fisso. Ok. Non lo puoi cambiare, cioè se sei bravo che le sai smontare, eccetera, forse, però Chiaro, chiaro. io non mi azzardo perché invece poi altri modelli un pochino più su stavo guardando che ci ha raggiunto in diretta una ragazza che usa le penne stilografiche. Molto, 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 non è italiana. Dopo magari vi condivido il profilo, così andate a vedervi che cosa fa.
Vai tu con la tua penna stilografica preferita. Allora, devo dire che io sono una, non sono molto esperta di stilografiche perché le ho un po' riscoperte ultimamente, quando proprio abbiamo iniziato a affrontare questo monolinea. Okay. No? Quindi è uno strumento in più che ci permette di avere questo bell'effetto monolinea. Quindi un po' nella mia scoperta di questo mondo delle stilografiche sono partita anch'io da quelle entry level. Quello che posso dire e consigliare, perché comunque alla fine mi trovo molto bene, sono le lami. La lami classica, con un minimo importo si riesce comunque ad avere una buona penna stilografica. Anche questa ha diverse punte. Il vantaggio è che queste hanno la punta che può essere benissimo cambiata anche da noi stessi. Quindi si possono acquistare le punte di ricambio, semplicemente il guscio esterno che va sfilato e infilato nella punta che rimane Okay. poi attaccata Tutte e alla. due queste qua di cui abbiamo parlato lavorano con le cartucce. Esatto. Ok, la Lamy non conosco, non so se ha le cartucce della sua marca. Ha le cartucce della sua marca, però come consigliamo sempre, non è necessario comprare una fornitura di ricambio di cartucce, Di perché colori. esatto, se avete già dei vasetti di inchiostro che utilizzate per scrivere anche con altri strumenti, potete benissimo utilizzare una siringa e riempire quella che avete Esatto. porta. Vi lavate, togliete l'inchiostro vecchio, la lavate bene, la cartuccia e la ricaricate con il colore che vi interessa. Anche la Kaweco lavora con le sue. Ho anch'io. Eccola. E Anch'io ho devo preso il dire Bordeaux. che io ho preso Bordeaux e devo dire che, come dici tu, è proprio da borsetta, perché io me la tengo sempre in borsa ed è comodissima. Sì. Io ho preso il pennino F. L'ho presa anch'io, Bordeaux Pennino F, però vi posso annunciare che lo metterò in vendita perché io il Pennino F No, non lo sopporto. no, no. Quindi Io invece lo trovo comodo per venderò scrivere. Kaweco Pennino F, usata pochissimo, chilometri zero. Chi è Io invece il interessato? pennino F lo trovo della giusta dimensione anche per scrivere sull'agenda, per scrivere. Però ecco, dipende poi ognuno. Ok. Tra l'altro, Marta, a proposito di questo mercatino di cose usate, noi dovremmo mettere in piedi un appuntamento, che ne so, una volta al mese. Alessandra ha perso la sua rossa che si era presa per Natale. Tu non stai bene, Alessandra. Vabbè. No, che peccato. Io ti auguro di ritrovarla perché perdere una penna deve essere un colpo al cuore. Vabbè, dicevo, tornando a noi, perché non facciamo, ve la butto lì. Che tra l'altro ne stavo parlando sabato pomeriggio con una persona che fa pen holder e io direi apriamo questa giornata una volta al mese dove ognuno posta foto di qualche strumento che non usa e di cui si vuole disfare recuperando un minimo di soldi che magari investe in un altro strumento, perché no? Io ho visto questa qui della Kaweco che non costa chissà che cosa, ne potrei comprare un'altra, però perché Allora, diciamo lasciarla che lì senza far niente se un'altra persona la può usare? E esatto. magari qualche principiante che la vuole sfruttare, cosa ne pensate? Lo vogliamo fare una giornata al mese, scambio di strumenti e Potrebbe essere vendita di interessante. strumenti usati? Io, cioè, Sì, ne impariamo ho. anche un po' a lasciare andare le cose, a non rimanere troppo attaccate alle cose che non usiamo, che è un po' anche un esercizio poi psicologico, quello di Anche, dare una seconda vita alle cose sì. che non utilizziamo. Allora ci dicono, anch'io una Kaweco, una domanda. Io ho preso l'extra fine, ma insomma non mi ci trovo gran fel. Lo vedi, anch'io. Che misura All'extra consiglio? fine addirittura. Ah. Ancora più fine, no? Io ti dico,
punta media della Coeco tutta la vita, le altre non le prendo più. Io dico più. Anche fine, però dipende da te. Cioè, sì, dipende molto dai gusti personali, quanto ti certo, piace. Cioè, l'ideale sarebbe poterle provare prima dell'acquisto. Sì. La mia amica Deborah che ci scrive da New York. Ciao da New York. Oh, New York. Bene. Allora, adesso che diciamo media. Vai con la punta media. Non, la fine, se non ti piace l'extra fine, la fine fa lo stesso effetto. Taglia M, come dice Nicoletta. Taglia M. A lei non piace. Cosa vabbè. Non piace? Allora, parliamo invece dei prezzi. Io questa credo che sia su appena poco di 20 euro nuova. La Caueco. La tua Lami quanto l'hai pagata? Me l'hanno regalata, però credo che sia intorno anche questa sui 20. Ok, perfetto. Ok. Anche Giulia dice la media della Caueco è top. Vedi, ci troviamo bene. Ok, devo... prima o poi sono più taglia S. Sì, ma poi ognuno ha la sua... Sì, vabbè. Ok. Le sue esigenze, le sue... A ciò che gli piace di più l'effetto, anche finale, dipende come siete anche abituati. Noi, tra l'altro, io stasera ho scoperto, riguardando lo Speedball Textbook, sì. Che noi abbiamo... Non abbiamo mai fatto il breakdown del nostro ultimo stile della Carolingia. Cioè, non abbiamo mai scomposto nei segni base. Siamo partite subito con le lettere. In realtà, potremmo... Ci siamo proprio tuffati. Esatto. Che adesso... Magari possiamo far vedere solo velocemente, no? I segni, che poi è un ragionamento che si può applicare a tutti gli stili, Marta, perché quando noi abbiamo iniziato a studiare abbiamo fatto così, no? Segni base e poi le lettere. Sì, e si fa così. Il modo in cui uno tutti, dovrebbe, con coscienza, uno dovrebbe, esatto, non facendole come facciamo noi le cose. Dai, proviamo. Come hai detto qualcuno in settimana, a sentimento. A sentimento, esatto, un po' così, sparpagliate. Allora, io mi sono preparata, ti ho detto, pennini, okay. Speedball con la punta quadrata e la punta tonda, però stasera uso questo con la punta quadrata che è molto divertente, vedrete che carino che è. E Marta invece usa la matita perché oggi è... La giornata internazionale della matita, perché nel 1858... fu brevettata la prima matita con gomma incorporata. Fantastico, abbiamo imparato qualcosa. Metà del 1800 avevano già le matite con la gomma incorporata. Esatto. Bene. Allora, giriamo le nostre telecamere. Abbiamo anche lo scioglilingua. Io direi che questa cosa dello scioglilingua teniamola tutte le settimane perché... Sono bellissimi, ho trovato un sito dove ce ne sono alcuni divertenti da morire. Poi sono stringati e ti costringono a spessissimo, perché proprio perché sono scioglilingua, quindi ripetono sempre uno stesso suono, una stessa lettera, eccetera, a studiare e praticare solo un certo gruppo di lettere. E quando studiamo... va usato il sistema del rinforzo delle forme, cioè prendete un gruppo di lettere e scrivete più parole possibile con quel gruppo di lettere. Per consolidare la forma e la struttura. Esatto. Dai, giriamo velocemente senza, nel mio caso, fare danni, almeno cerco. Ok, cavo in su, gira così. Ah, vediamo se riesco. Ups. Elena, sì, ho un'invidiabile collezione di matite con gomma, è vero. Che ho preparato, perché magari poi alla fine ve le faccio vedere. Aspettate perché io mi sa che ho girato...
questo coso molto male. No, ma che tra l'altro, a proposito di matite, cioè mi sono presa un tempera matite che fa delle punte pazzesche. No, hai preso quello con la manovella? Sì! Dai! Che mito! No, sai che... cioè, allora, io invito tutti, quando siete stressati, a prendere tutte le vostre matite, le matite colorate, i pastelli, e temperarli con quel tempera matite, perché è una cosa... cioè, ne esci... rilassatissima, è di una soddisfazione pazzesca. E poi vorrei farti notare i truccioli. Ma dai, guarda, ma che figata! No, è stupendo, è stupendo. Ma l'hai preso online, Marta? L'ho preso online, sì. Federica. L'ho preso dal sito Povertà non ti temo. Altro che allora, povertà qua. Ce l'ho attaccato col morsetto al tavolo, quindi magari alla fine della puntata poi ve lo faccio vedere. Comunque sì, allora io l'ho preso di una marca, però so che ce ne sono anche di altre marche, magari che si trovano anche in Italia, però sono veramente belli, 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 perché hanno un meccanismo particolare e quindi lasciano proprio la punta molto, molto affusolata e il legno viene proprio macinato, non so come spiegarlo. Non lo so. Oh, io non riesco a fare quello che voglio, mi sta venendo una rabbia che non potete capire. Va bene. Marta, ci sei? Sì, ci sono. Ah, ok. Sì, Giulia, anche il tempera matite della Palomino, anche io ce l'ho, fa anche questo una punta affusolata, però credimi, quest'altro da quella manovella dà più soddisfazione. Ok, perfetto, ci siamo? Noemi intanto ci ha informato che lei sniffa le matite appena temperate. Bene. Sì. Sì, no, ma manie strane ne abbiamo? Non so, potremmo fare anche una rubrica del genere. No, infatti non ce le facciamo mancare. Ok, allora. Invitiamo dunque tutti a fare outing con la loro mania di cartoleria più strana. Abbiamo creato, cioè non abbiamo, Marta ha creato un nuovo bisogno, che è il tempera matite da scrivania col morsetto. Sì, adesso sì, sentiti sì. Un po' in colpa, va avanti. Va bene. Allora, dunque, parliamo un attimo di questi segni base, che sono i segni che ci servono per fare tutte le nostre lettere, no? Alla fine. Qui direi che per costruire, non guardate qua sotto che ho fatto i numeri che noi non facciamo mai, ma faremo, dobbiamo assolutamente giorno, farli, certo. Quindi dopo faremo anche i numeri. E magari non riusciamo questa sera. Direi che qui per fare la carolingia come l'abbiamo iniziata noi manca la schiena dell'A, no? Quel segno un po' sì, un po' chinato così. Esatto. Questo qui è più per fare l'alfabeto moderno, però il concetto è che se uno si scalda anche facendo un pochino di segni base, male non è, certo, no? Perché con tutte queste forme poi si costruiscono le 26 lettere del nostro alfabeto. Esatto. Allora, noi questa sera, tra l'altro, potremmo fare magari un paio di righe di segni base adesso per scaldarci e poi scrivere lo scioglilingua della marmotta. Esatto. Che ne dici? Che quando annotta nella grotta già borbotta. Io giuro che tante cose non le capisco, nel senso... Allora, mi sono preparata anche un bel pennarello arancione. I nostri tanto amati pennarelli. Così quando mi stanco passo al pennarello arancione. Ok. Quindi, come consigli di entrare nel mondo dei tratti base della carolingia? Quindi, eseguirli proprio singolarmente? Io direi di sì. Io...
proverei a fare, che ne so, due o tre aste in un modo, due o tre aste nell'altro, capito? Proprio mezzaluna, anche ok. solo, esatto, perché Marta, poi alla fine il tempo che noi mettiamo a fare questi segni base è anche il tempo che ti serve per sincronizzarti Sì, in quel momento, no? Lo diciamo sempre. Non è che uno esatto. si scriva, si siede alla scrivania, inizia a scrivere ed escono delle Assolutamente. cose, no? Non escono per niente delle cose belle, c'è bisogno di darsi proprio il tempo per mettersi calmi, entrare nello spirito della scrittura, rilassarsi, Vera, eccetera. Perciò. verissimo. Verissimo, verissimo. Ok, allora iniziamo a scrivere, dai. Sì. Allora, io prenderò tutta la riga così almeno ho i riferimenti. Altezza stai usando? Credo sia un centimetro. Ottimo. Vediamo. Che No, io cosa dico? Meno. andrò su due così ho un centimetro, perché 8 tanto. mm, ma ho preso questo foglio che ha queste righe Vabbè, di vabbè. 8 mm, però ecco. Allora, Fede, sì, è a tre. Il mio mi chiedono che pennino, che misura è della serie A della Speedball. È A3. Vanno dallo 0 fino, se non mi ricordo male, ho il 5 al 6, dove lo 0 è il più grosso. E hanno la punta piegata e quadrata. Dopo vi faccio vedere, però lo vedete già qua il segno che lasciano. Hanno proprio il segno quadrato. Intanto adesso ci. Allora, Nicoletta, conferma il fatto che esercitarsi un po' prima di scrivere l'aiuta tanto, che i segni sono Sì. molto più puliti. Eh sì. Come no, certo. Ho io regalo della mia amica Alessandra che mi ha regalato Bella! la matitona della Kaweco per Natale. Guardate che carina. Bellissima. Sì. Tra l'altro, esercitarsi con la matita fa benissimo per imparare a stare leggeri. Se usate, soprattutto se scegliete una matita morbida, io non userei una matita dura con la mina, con la grafite dura, insomma. Scegliete No, sempre una no, morbida. esatto. Adesso cala il silenzio perché da una parte No, ma... mi piacerebbe non essere solo io e te, cioè se qualcuno ha voglia di venire in diretta con Esatto. noi, proviamo a farlo. Qualcuno ce lo... potete fare la richiesta, di entrare in Sì, diretta? sì. Io la vedo, o se non la vedo subito mi fate un cenno nella chat. Aspettate che Una giro. buona matita che si cancella facilmente sono le matite, morbide. Certo. Più la matita è morbida, più la grafite Aggrappa è... senza dover Esatto. premere. Esatto. Perché il trucco è quello, no? Che il segno deve rimanere sul foglio, ma senza creare la traccia, cioè non dovete schiacciare le fibre della carta. Più la matita è dura, più vi viene da premere per vedere, per lasciare la grafite sulla carta. Come al solito, i nostri segni, cioè i miei segni in senso orario, fanno che avete capito dove vuol dire quella cosa lì. Quella cosa lì, vabbè, ci stiamo riscaldando, dai. Diamoci un po' di tempo. Ah, guarda, stasera ho messo anche il telefono in una posizione assurda, quindi adesso dovrò cercare di.
Tra l'altro con lo scioglilingua voglio vedere e parlare contemporaneamente, voglio vedere quanti errori, ti Quanti faccio errori errori. vengono fuori, sì. No, guarda, ti voglio proprio, ti aspetto al varco. Ci vediamo alla fine che Alla facciamo fine, la esatto, conta. vediamo. Vediamo cosa succede. Vedete tutti i trucchetti per risparmiare spazio sul foglio? Perché uno non è che c'ha tutta sta carta da buttare, no? Io faccio la stessa cosa quando prendo gli appunti dei corsi. Faccio tutto condensato. Non so, forse perché mi piace vedere tutto vicino, tutto. No. Invece ci sono persone che fanno degli appunti che io voglio capire se avevano quel layout già in testa prima di iniziare il corso. Sono una cosa. Boh, mi fanno paura le persone troppo perfette. No, a me a parte che fa morire Mike al corso di Spencerian, lui come simpatia mi fa proprio morire. Lui è un mago nel condensare, nello sfruttare proprio ogni singolo Hai visto come centimetro usa il foglio? quadrato. Sì, esatto. E devo dire che comunque anche alla fine del foglio tutto scritto con gli esercizi di Spencer e tutto, fa proprio una bella texture anche quella. Sì, Quindi sì, sì. Io però voglio vedere perché secondo me. Aspetta, eh. Adesso sto facendo la cretina con gli effetti. Aspetta un oddio, cosa attimo. hai visto? Ho visto apparire qualcosa. Sì, No? sì, 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 sì. Ok. Perché sono io che c'ho? Aspetta un attimo. Ho degli effetti per fare. Guarda i tua. No, per schiarire l'immagine. Ah, ok. Niente, no. E allora Io mi devo sono resa conto di avere anche una luce un po'. tornare Bisognerebbe. indietro. Ok, niente. Ma la tua è molto più chiara della mia, non so se. Ho appena puntato la luce che non era puntata, quindi probabilmente un po' ha fatto questo effetto. Ok. Va bene, allora. Ok. Segni base li abbiamo fatti? Ma che carini però, anche Li tutti questi avete visti? cambiamenti. Li avete visti, no? Come sono? Sono praticamente che poi voi ve li potete anche fare, ve li potete dedurre facendo le vostre lettere, se uno non ricorda la sequenza, no? Dei segni base, perché guardate quali segni vi servono per costruire le lettere, li isolate e vedete quante volte ricorrono e quante volte si ripetono e li estraete dall'alfabeto. Sì. Ok. Dunque. Io direi che proviamo a scrivere, Marta. Che ne pensi? Allora. Tu c'hai. Aspetta, che voglio mettermi più dritta anche io se riesco. Così. Come ti sei voltata, Marta, col telefono? Io ho il telefono proprio, oddio, come faccio a spiegartelo? No, no, vabbè. I potenti Mi mezzi della sono. regia mi hanno posizionato il telefono proprio sopra il fo... No, sopra no. A sinistra del foglio, che ho comunque di fronte a me leggermente girato verso destra. Non Va bene. Allora. so se hai capito. Dal mio va bene, se hai capito che non ho capito? Sì, ma va bene così. Va bene così, esatto. Vai, cominciamo. Cominciamo e vediamo Allora. se riusciamo a fare danni. Ovviamente noi non abbiamo fatto le maiuscole, quindi adesso andiamo tutto di minuscola. E non ce ne frega niente, anche perché, come diceva James Farrell, uno dei miei insegnanti, alla fine tu usi molto di più le minuscole, quindi devi imparare e in un blocco di testo.
ce ne sono tante di più. Quindi la cosa, la prima cosa che devi imparare a fare bene sono le minuscole, sennò sei fregato. Allora, no, non ce la posso fare così, ragazzi. Quindi datemi il tempo per cambiare, perché ho veramente il telefono davanti al naso. Allora. Ma io magari inizio così, magari, sì, magari. Sì, sì. Cioè, finirai comunque sempre ancora tu prima, però almeno tu dici, recupero qualcosa. Ma non penso, non penso. Il mio problema è che veramente, cioè, non riesco a trovare una posizione. Aspettate un attimo che allontano. Forse così, in cui non... Ok, ce la posso fare. Io scriverò molto grande, allora. Vedete che belle linee quadrate che lascia questo... Io con questo pennino posso fare solo una cosa molto squadrata, però magari... Intanto abbiamo visto in settimana le prove di spaziatura, le correzioni di chi si è cimentato nella poesia che abbiamo dato l'altra volta. Sì. Bene, bene, bene. La prima è venuta minuscolina. Infatti abbiamo smesso di parlare tutte e due. Mamma mia. Poi tra l'altro è anche uno scioglilingua, quindi va tutto insieme se parlo contemporaneamente. Vabbè, rischiamo, rischiamo, dai. Sì. Tra l'altro prima, per riscaldarmi un po', ho fatto un po' di... faccio vedere al volo. Un po' di variazioni, no? Giocando Carino. Un po' con i colori. Però anche un po' di variazioni tenendo... le lettere basate sul cerchio molto, molto rotonde, molto grosse, e tutte le altre più strette, Sì, bello. oppure tutte le A molto, molto, molto magre. Cioè, escono dei begli effetti. Con questo pennino si fanno un sacco di cose. Sì, Nicoletta scrive anche l'alfabeto romano, viene molto bello. Questo è un pennino davvero divertente da usare. Dunque, lasciamo un'interlinea, Abbiamo una ovviamente. richiesta di partecipare? Che si Dai, vuole? dai! Ne abbiamo due. Vai! Mandis Alessandra e Laura Art in Progress. Conosciamole. Oh, ragazze, sappiate che andate su YouTube, eh? Cioè... Allora, le teniamo magari per quando abbiamo finito di scrivere? Ma no, Dopo le anche adesso facciamo? l'importante è che sappiano che dopo noi salviamo la diretta, la No. condividiamo su Dateci un Instagram. cenno, perché io non vorrei che abbiate sbagliato a schiacciare. Esatto, quindi Dateci un cenno confermateci. di conferma, dateci la liberatoria. Esatto. Che Così non noi vogliamo siamo con fare la danni. coscienza a posto. Nel frattempo che uno parla, sbaglia anche le lettere, no? Infatti. Comunque, ragazzi, la calligrafia è proprio l'attività del lockdown. Cioè, sei tu i pennini.
Vero. La marmotta quando annotta. Annotta nel senso che si fa sera? Sì, penso di sì, quando si fa notte. Nella grotta già borbotta. Scusa, ma a che parola sei tu? Non ti sto guardando. Sto scrivendo nella. Cavolo, ti devo recuperare No, allora. no, che tanto mi recuperi sicuro verso la fine. Ecco, io qua c'ho già un problema. Tipo? Tipo che l'asta della L mi commercia con la discendente della Q. Vabbè. Che poi uno dovrebbe fare anche questa cosa qua. Così mi piace molto di più. Mi sto facendo venire il mal di mare a girare il foglio, però. Cosa stai? Ah, stai facendo la chiusura. Ok. Eh sì, Per sulle T ho girato il squadra. foglio per fare la chiusura quadrata, perché altrimenti Certo. me le sono portate fuori un po', però queste uscite, diciamo che non sono proprio nella posizione migliore per fare queste cose, ma mi piace anche l'idea che riusciamo a far vedere, perché poi gira che ti rigira. Tutta questa cosa delle chiacchiere monolinea è per scrivere insieme, ma è anche per farvi venire voglia di usare i pennini, perché Sì. è un po' un'introduzione, no, alle lettere, a. E quindi le persone che avevano mandato la richiesta di partecipare sono. Se siete Non so. ancora con noi, dateci un cenno, diteci se volete passare in diretta a farci un saluto oppure se Ripeti i avevate nomi, dai, sbagliato. ripeti i nomi. Allora, Mandis, Riesci? Alessandra e Laura Art in Progress. Oppure se qualcun altro vuole farci un saluto, avanti. Avanti Savoia. Ho ingrandito le Ma ho lettere da una. sbagliato, ma cosa sto scrivendo? Lo vedi? Lo Nella vedi? grotta, grotta, ho scritto 2 volte grotta. Adesso ti recupero. Vabbè. Vabbè, dai. Abbiamo una matita, cancelliamo. Ah già, che tu stai usando la matita. Non vale così. Beh, dai, se no non mi filava la filastro, lo scioglilingua, dai. Nella grotta. Già. Nicoletta vorrebbe venire, ma sei impresentabile. Ma non ci crediamo. Ma tu basta che entri con la telecamera girata sul foglio, Esatto. nessuno ti vede. E ha risolto il problema.
Tutto tace. In che senso? Tutto tace. Non si presenta nessuno. Posso scrivere in monolinea, però. Certo. Certo. Ma perché poi alla fine noi che cosa stiamo facendo? Esatto. Scusa. Dai, manda la richiesta che ti accetto. Che stasera i telecomandi ce li ha Marta. Lo scettro io del potere stasera. Arrivo. Bene. Oh, Nicoletta. Preparo. Importante è che sai che sei registrata, ragazze. Adesso questo siamo serie perché dopo sì. Che non ci siano malintesi, incomprensioni. No, è vero. È una cosa importante. Un po' mi dispiace che Instagram abbia tolto i commenti quando salvi i lives. Ah, perché prima li salvava? Sì, all'inizissimo sì. Ed era molto più divertente perché tu lo riuscivi a leggere tutti e vedevi l'interazione di chi andava in diretta con gli spettatori. Invece, guardando il video, uno magari riusciva a capire certe affermazioni, i riferimenti. Però credo li abbiano tolti perché poi c'è un sacco di... Sai, salvi una cosa, ci sono i nomi degli utenti, insomma mille cose. Ah, Nicoletta, ti aggiungo io. Ah, ecco, è arrivata. Vediamo, proviamo in diretta. Dov'è? Vediamo. Colpo di scena. Vediamo, anche perché questa funzione... Ciao, ragazze! Ciao! Che figata sta cosa! Benvenuta, wow! Sei la nostra cavia per provare la funzione della... Ma io sono felicissima, vabbè, io Cecilia la conosco ovviamente perché ho avuto il piacere e l'onore di fare un corso con lei. È un sacco che non ci vediamo. Eh sì. Nel frattempo lei ha avuto un bimbo, ha fatto un sacco di cose. Infatti era a letto di là mentre facevo addormentare Noah, mi seguivo. Dai, quello che riesci, Nico. Sì, adesso giro, mi scaldo. Brava. Però io non so bene la poesia. Te le leggiamo noi le parole. Okay. Io non so quanto si vede in realtà. Ma che bello carrello che stai usando. Chissà chi l'ha suggerito. Ho il carrello di Amazon pieno di libri e cose da comprare. Il mio ragazzo mi detesta. Noemi dovrebbe ci dovrebbe bestrare il suo ragazzo, esatto, praticamente. Esatto. Noemi, insegnaci come si fa a convincerli. Ce lo dovrebbe prestare un attimo, giusto per fare... Ho provato anche a dirglielo al mio compagno, ho detto, ma lo sai che vedendo le dirette c'è una ragazza che è stata così fortunata che a Natale il suo ragazzo gli ha svuotato il carrello di Amazon. Mannaggia. Niente, non ha reagito. No, Fabio mi ha risposto, con te mi servirebbe un mutuo praticamente. Per tutta la roba che c'è dentro. Vabbè, ma mica deve svuotarlo tutto insieme, può anche farlo alla volta. È quello che gli ho detto anche io. Esatto. Allora, questa cosa dei tre funziona. Quindi, sì, per le prossime dirette. Allora, per esempio, no? Adesso Nicoletta, vi ho detto, ha avuto un bimbo da poco, quindi tempo zero per fare... Lei, tra l'altro, fa un bellissimo corsivo inglese. Cioè, grazie. È una che la calligrafia la fa da un pochino di tempo, no? Però, in questo periodo che a Noah piccolino... Mm-hmm. Il monolinea
quanto può essere utile per tenersi in allenamento. Almeno con, cioè, ce la fai a fare delle sessioni corte ritagliandoti un po' di tempo? Sì, quando Noa si addormenta metto la sera e scrivo un po', perché è l'unico momento in cui ho libero la giornata. Esatto, e magari uno senza tirar fuori tutti gli strumenti, gli inchiostri, eccetera, può fare comunque un pochino di allenamento con degli strumenti che davvero ti tieni in un astuccio minuscolo, no? Assolutamente. Infatti tu ti ricordi, no, che io al corso ti dissi mi sono innamorata del tuo corsivo americano, e tu mi hai detto non è proprio corsivo americano, no? Sì. E cercavo insomma un modo per imparare lo stile, e poi ho visto insomma le dirette, non sono riuscita a seguirle all'inizio, ho recuperato vedendole tutte. Ottimo. E ho visto che comunque questo monolinea, facendo un po' di esercizio, riscaldando un po', non era difficile da seguire. Esatto. Allora ho detto ci provo. Assolutamente, hai fatto benissimo. Ci provo e niente, me ne sono innamorata, anche perché è uno stile che si può usare veramente per qualsiasi cosa. Sì, sì, e non è uno scherzo, io ci ho fatto dei matrimoni. Non tantissimi, però capita che te lo chiedano e lavori anche con questi stili. Infatti per la wedding planner che cui sta lavorando, ho fatto adesso un matrimonio, ho spedito da poco un matrimonio, e lei mi ha chiesto di fare gli indirizzi in maiuscolo. E io ovviamente poi, quando ho scoperto questo stile, gliel'ho proposto. Io ho detto, vedi, invece di proporre magari il solito maiuscolo, proponi questo, vedi se può piacere, perché è già un qualcosa di diverso, insomma. Ah sì, possono fare anche oltre diciamo le cose un pochino più serie, che sono le varie commissioni, lavori, eccetera, è bellissimo da usare anche come divertimento, d'uso proprio per divertirsi, perché abbinato anche ad altri stili, ci si può giocare su un indirizzo, su una busta o su una card, è veramente esatto. Molto 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 versatile. A volte quando faccio delle card non so mai in che stile scrivere, perché magari mi scoccio di fare col pennino, magari la carta non è abbastanza assorbente, allora vedendo questo dico, vedi, hai trovato uno stile che anche con un brush pen, che di solito hanno la puntina in feltro piccola, si può usare. Sì. Io intanto scrivo malissimo perché sono anche emozionata. Ma io vediamo se ho scritto tutto. Una volta già volta che lavavo nel corpo. Io sto copiando da Marta in tutto ciò, perché Cecilia la vedo pochissimo. Lo so, io sono più tagliata. Marta è la capa stasera. Esatto. Quindi. Ma che cosa è successo alla diretta dell'altra volta? È il mio telefono. Allora, credo di aver scoperto. Dunque, il mio telefono, quando la diretta la comincio io, dopo un X di tempo, si oscura. Non ho capito perché. Ma dai. Sì, sì. Quindi martedì prossimo dovrò cercare di togliere. Hai visto quell'opzione di autospegnimento dopo un X di tempo? Sì, esatto. Sì. Ok. Sullo schermo? Anch'io ho iPhone, quindi basta che vai sullo schermo e metti schermo che non si spegne mai. Bravo, esatto. Voglio provare a fare questa cosa martedì prossimo. Vediamo se è quello che gli dà fastidio. Che strano però. Sì. Infatti. Ma anche Marta comunque c'ha l'iPhone, quindi non capisco perché da lei non lo fa e da me sì. Non lo so, magari qualche impostazione veramente diversa. Non so. Non ho idea. E quindi io parlavo da sola, poi a un certo punto non ho più sentito niente, ho detto oddio, è successo qualcosa, ho guardato lo schermo, era nero. E quando l'ho riattivato... Ce la siamo giocata. Esatto, ero già... Non l'ha salvata. No, mi ha proprio buttato fuori... A calci. Sì, non volevo infatti dirlo, io ma... ho detto, ah, che bello, sono all'ultima diretta, che poi era la diretta che sono entrata al volo a farvi un saluto, no? Ho detto che bello, sono l'ultima diretta, finalmente martedì riesco a essere in linea. E poi ho visto, sono rimasta ecco.
detto, no, ma che cosa è successo? Ecco. Nicoletta, tu di dove sei? Io di Roma, come Cecilia. Okay, perfetto. No, lei è romana vera, io sono romana solo di residenza. Okay. Vabbè, sì, nel senso che comunque abitiamo nella stessa città. Ok. Ai ai ai. Io spero che si possano presto rifare corsi, Cecilia, perché io voglio fare un altro corso con te, ovviamente. Sì, anch'io, perché veramente mi sta cominciando a pesare. Sì. Nel senso, mi manca anche incontrare le persone. Cioè... Ti manca il contatto fisico, proprio il contatto diretto della sì. conversazione, del confronto. Sì, sì. Allora, invece, visto che... Seppure il digitale ci ha dato una grandissima mano in questo periodo, perché... Sì, però non è la stessa cosa. Poste, però effettivamente manca. Mm. Marta, lo sai che non mi ricordo che se quando ho iniziato a seguirti, eri tu che non trovavi le pentel slicci? Potrebbe essere, sì. Sì. Perché mi ricordo che mi pare ti dissi che se ti serviva potevo svedertele io. Brava, è vero! Non mi ricordo se allora, ero io. Infatti, okay. Ero brava che mi hai fatto ricordare questa cosa. Tu sei stata così gentile che eri disposta a spedirmeli. In realtà poi, guarda, non le ho nemmeno più cercate perché ho trovato tantissime altre alternative e quindi proprio non... Ma così non ho più avuto la necessità. Però, no. Però qui faccio fatica a trovarle, davvero. È strano perché io qui non ho molti negozi di cartoleria forniti. Ce n'è solo uno qui vicino, che è quello che c'ha un po' più di cosine. E lì ne ho trovate di ogni colore, ogni tipo, ogni genere. Si vede che hanno proprio la fornitura. Pensa che qui vicino dove abito io c'è un grosso negozio di cartoleria e ha veramente tutti i marchi, tantissime cose, tipo un supermercato, cioè, tre corsie tutto di cancelleria e... Mamma mia, che meraviglia. Però quelle non ci sono, per quello che ti dico che faccio fatica, perché se loro non le hanno io intanto provo a fare quello, lo stile vostro. Ma della Pentel hanno delle altre linee, Marta? Sì, hanno altre linee, ma... Quindi come marca ce l'hanno, ma non hanno quel modello. Esatto. È strano, perché comunque non è un modello molto, diciamo, come posso dire, raro da trovare, ecco. Sì, non lo so, non ti so dire. Ma poi ti ripeto, ho trovato altre alternative, quindi non mi sono più posto il problema. Se la troverò in qualche giro, che spero presto di riuscire a fare, in qualche altra città, benvenga, altrimenti no, non divento matta. Io ovviamente, tu hai detto che sei di Brescia, quindi ti risulta un po' lontanino, perché in Veneto io ho mia zia che abita lì e lì c'è un negozio che è enorme, veramente enorme, di fornitura di cartoleria, calligrafia, cioè di tutto, cioè ogni tipo di carta, ogni tipo di colore. Infatti quando vado su faccio spesa. Fai bene. Oh, Roberta ci sta dicendo nella chat, nei commenti, che le informazioni che ha avuto lei era che fossero andate fuori produzione. Urca. Quindi può darsi che quello sia. Io l'ho ritrovato in giro, però può darsi che siano gli ultimi modelli e magari qualche poi magari non li vendono più, ecco. Potrebbe essere stata qualche rimanenza. Non lo so. Non ti saprei dire. Io sto intanto ho ordinato da AliExpress la penna. Sto aspettando. Ho preso anche il righello, oltretutto. Ah, ok. E non vedo chissà penna, quando la vedrò. Penna? È quella lì che ci avete voi. La stilografica. Con la... Sì, esatto. Okay. Con la punta coperta. Esatto. Non so quando la vedrò, io intanto l'ho ordinata. Sì. Quando te la dimenticherai, la troverai nella cassetta della porta. Sì, esatto. Allora, io la conoscevo già tramite Nina Tran. La conoscevo già, l'avevo già vista. E la sua si chiama Wing Sung.
Sì. Una 6001. Sì. E trovando la è soluzione... diversa. Sì, esatto, ha una punta leggermente più fina, credo, quindi non penso che a te, Cecilia. Allora, ti dico il modello mio, perché anche la mia è la Winsung, ma è la 3009. Sì. La mia. Io invece ho preso quella di Marta, perché la tua non riuscivo a trovarla. Allora. Cioè, nel senso, la 3009 la trovavo, ma solo in confezioni da 4. E qui, aspetta che giro la penna così si vede, perché è segnato su questo anellino qui, si esatto. Vede, no? Così. Io quella che hai tu l'ho trovata solo, però mi pare Melissa aveva messo il link, sì. E che c'erano 4 penne a 13 euro, sì. Però ho detto vabbè, io la voglio provare così, e alla fine ho trovato la tua, Marta. Okay. Quanto vedere la punta, Nico? No, scusa, Marta ce l'ha in mano, eccola. Esatto. Vai così. Vedono... Alla fine la costruzione è uguale, no? Rispetto... Esatto. Penso che comunque il tipo di scrittura, cioè il pennino sia lo stesso. Sì, immagino. Sì, immagino di sì. Allora, l'effetto dello spessore fa tanto anche l'inchiostro, eh? Quindi a parità di pennino, un inchiostro diverso può dare una resa diversa a livello di spessore. Però... Infatti io sto aspettando, tra poco ricomincio a lavorare, dovrò passare per Roma e vado da Stile Stile. Se è aperto, sì, che ci sono anche rifornimento di inchiostri. Sì, brava. E sai che ti conviene fare l'ordine online, così paghi, e poi se vuoi ritirare a mano lo puoi fare. Ah sì? Loro sì, ti fanno trovare, okay. Non paghi la spedizione, passi a ritirare, però hai già fatto tutto, quindi è super veloce la cosa. Ottimo, non lo sapevo questa cosa. Sì, al limite mandi un messaggio a Ornella o a Mario, insomma, gli mandi una mail e loro ti li avvisi quando riesci ad andare. Nicoletta, ti chiedono dove si trova il negozio in Veneto, esattamente? Oddio, adesso mi chiedi un... aspetta, chi è Marta? Marta, guarda, si trova, mia zia è di Conegliano, si trova lì vicino, purtroppo non ricordo il nome del negozio, però magari... mi sta seguendo il mio capo, Valentina! Ciao Vale! Lei è una mia grande sostenitrice, è la mamma del bambino che guardo da 5 anni, mm-hmm. E tra poco tornerò a lavorare da loro, insomma, che anche lei ha avuto un bambino e quindi adesso ce ne ho 2 da guardare. E comunque magari... Dice che è Art Decora, può essere? No, non mi pare che si chiami così, però magari posso chiedere a mia zia, magari poi lo mettete nelle storie, magari Marta, se guarda le storie vostre, potete mettere il nome, non so. Sì, oppure vi potete mettere in contatto, potete esatto. Dirlo voi, come volete. Sì, magari le scrivo io in privato anche. Come siamo messi con i nostri testi? Io l'ho scritta tutta in monolinea, adesso sto provando a fare... Io sto cazzeggiando. Marta colora. Figurati Marta, non è un problema. Io sto colorando come i bimbi. A posto. Mi piace molto che hai agganciato la gamba, il discendente della G con l'occhiello della E sotto. Ah, hai visto? Qua mi sono trovata in un impasto, però ho cercato di risolvere. Certo, così. Soluzioni creative. Certo. È vero. È come quando fai il flourish nel copper plate. Esatto. Se trovi un modo di, esatto. Di unire le lettere ancora meglio. Allora, nella grotta già borbotta. Io direi che... per essere la mia prima volta, non mi lamento. Oddio. Dai, ragazzi, non è andata male. È andata bene. Abbiamo anche sperimentato la diretta in 3, che è molto carina. Sì. Quindi la ripeteremo le prossime volte. Dobbiamo
scegliere che giorno dedicare alla aia, allo scambio vendita di strumenti usati. Ok. Tipo l'ultima domenica del mese, tutte queste cose qua. Sì, per me va benissimo, anche perché io ho iniziato calligrafia proprio con strumenti usati. Vedete? Vedi? Sul gruppo di cui facevo parte su Facebook, io ho iniziato con il brush lettering all'inizio, mm-hmm. e si scambiavano, appunto, c'era anche materiale di vendita, e io mi sono incontrata con questa ragazza e ho comprato il mio primo materiale di vendita usato. Perché lei non lo utilizzava più. Esatto, erano praticamente come se fossero nuovi, ovviamente. Però è quello che capita più spesso, perché magari tu compri una cosa tirata da, che ne so, un colore, una cosa, e poi quando sei a casa lo provi e ti accorgi che non fa per te. Esatto. È un peccato mortale. Come quella bellissima prera che io non utilizzo mai. Per esempio. Sì. Me l'ha regalata il mio fidanzato al San Valentino di 3 anni fa, e soltanto che io amo molto la punta fine, e invece quella è una punta media e lascia un tratto troppo spesso per me, non mi fa impazzire, ed è un peccato perché comunque costa. Ma Marta, stai perdendo tempo? Scusa. Io te l'ho detto che sto caseggiando. Io, non lo so, vabbè, ok. Lei aveva avvertito però, Volevo fare la cornicetta. Va bene. Devo dire che ti è venuta una interessantissima linea, adesso guardandolo da lontano, una interessantissima linea a sinistra, con tutte le A che hanno le discendenti diagonali, cioè no, le discendenti, le schiene diagonali, è vero. Tutte con lo stesso colore, e sta facendo, cioè, non lo so, c'è una cosa che taglia il bianco in cui ci infilerei qualcosa. Non ho capito. Mi viene, vabbè, è lo spazio bianco che hai sul bordo destro che mi sta interessando. Sì. Sì, sì. Ah, okay. Alla fine di tutte le linee, di ogni linea di testo, perché c'è sempre, hai creato uno schema, no? C'è sempre la linea diagonale, la schiena diagonale, sì, della lettera A, sì, sempre lo stesso colore, quindi uno ci potrebbe giocare con una cosa così. Sì. Va bene, allora, dai. Tre cose completamente diverse, la mia... Vediamo poi la tua. Le lettere quadratine. Belle. Vedete che questo pennino ha proprio... È molto bello. La punta molto quadrata. Sì, e invece molto. Il... Aspettate che ho girato qui. Che inchiostro hai usato? È un nero blu. Non ti so dire, un mix di, credo, se non ricordo male, due inchiostri. Non guardate l'etichetta che non c'entra niente, però un nero blu. Credo di averlo fatto con i Pelican, se non ricordo male. E invece Nicoletta che sta usando i marker della Amazon Basics. Che poi l'ho consigliati ovunque questi. Sì, sono super belli. Sì. Un sacco di colori fantastici. E poi devo dire che regge, la punta in feltro che hanno regge tanto. Sì, perché è abbastanza rigida. Quindi non è delicata come tanti altri. Sì, sì, infatti. E a seconda di come la inclini ti fa anche un tratto più fino, ho notato, rispetto al magari leggermente più cicciotto che può lasciare. Bene. Allora, Marta, torniamo de visu, così ci salutiamo? Sì. Eccomi. Aspettate che anche io faccio il change. Eccoci. Ma che meraviglia. Allora,
giriamo qua, come devo poi mettere? Dalla giornata, un po' d'occhiali. Bene, allora abbiamo fatto anche questo bellissimo esperimento in tre. Io direi che siamo felici, giusto? Ma siamo strafelici, perché è stato bellissimo questo esperimento. Io non ho problemi poi, non sono una tipa che si vergogna, quindi non ho problemi neanche per andare su YouTube o cose varie, quindi ottimo. Le liberatorie sono fondamentali in questo caso. Ho sentito tutti. Non posso dire, non voglio essere volgare, però ho la faccia come il lato B. Non si dice! Non si dice! Non ho bene. Problemi. Allora, prossima settimana un altro scioglilingua. Che ne dite di provare a fare un po' di onciale o vogliamo rimanere su questo stile? Io onciale lo voglio, è uno stile che mi intriga parecchio. Non lo so, Marta, che cosa dici? Possiamo fare anche un sondaggio. Ok, allora lanciamo il sondaggio ufficialmente. Prossimi giorni, diciamo fino a Pasqua, più o meno il giorno di Pasqua, potete votare se volete fare un po' di onciale insieme. E invece il giorno dello scambio di strumenti, mm-hmm, vendita strumenti usati, sì, ultima domenica di ogni mese? Ma sì, dai. Sì, penso. Ok, dai. Quindi adesso potete prepararvi per l'ultima domenica di aprile. Dobbiamo studiare un modo per scambiarci le informazioni e fare... Ci pensiamo un attimo come fare e vi facciamo sapere. Chi vuole comincia a preparare da una parte gli strumenti di cui vuole disfarsi, e l'appuntamento è ultima domenica di ogni mese. Perfetto, così sono attenti tutti, risparmiamo un pochettino. esatto, perché magari uno dice ok, io... Avete sentito prima quando parlavamo delle Kaweco? La mia Kaweco con la punta fine non la userò mai. L'ho provata, per amor di Dio. È bella, è una bella penna, equilibrata, eccetera. Ma sta punta che non posso cambiare e non mi piace. Quindi inutile che la tenga, no? Esatto. Se è una la vendo a qualcun altro che magari può essere interessato e con quei soldi mi compro uno strumento che invece utilizzo. È inutile, se tanto una persona poi è abituata a un certo tipo di strumento, uno può provare poi, insomma. Apriamo a tutto, strumenti di scrittura, inchiostri, materiali vari, blocchi di carta che magari uno l'ha comprato perché è, e poi per qualsiasi motivo non utilizza. Sì, diciamo tutto ciò che riguarda il mondo della cartoleria. Calligrafia, strumenti di per calligrafia e cartoleria, perché poi alla fine la calligrafia su qualche supporto bisogna scrivere, gli strumenti li dobbiamo usare, quindi ciò che gira intorno alla calligrafia, cartoleria compresa. Sì, bene, allora. Una domanda, Cecilia, il libricino quello arancione, Pen Writing si chiama? Unkempt, sì. Non lo trovo da nessuna. Allora, questa cosa me l'hanno detta in tantissimi e mi hanno anche detto che via Amazon e altre piattaforme ci sono dei prezzi esorbitanti, 8, ma sto parlando di 60-70 euro. 8.333 euro. Vabbè. Vabbè, lì sono... Voglio sperare che sia un originale firmato da Unkempt. No. Ho detto lo devono portare qua direttamente a casa mia, me lo devono anche leggere e sfogliare, insomma mi ci devono fare pure un corso compreso. Non lo trovo, nemmeno su eBay, no, niente, zero, ma hanno prezzi esorbitanti, Marta, quelle poche edizioni che vendono usate hanno prezzi esorbitanti. Gli unici libri che ho trovato sono Right Now, Brush, sì, quello di Barbara, sì. Vabbè, aspettate magari che le acque si calmino un po'. Magari è solo una questione di tempo, devono magari rifornire, l'editore magari deve rifornirsi e... Non lo so se lo stanno ristampando, perché se non lo hanno ristampato e le copie in giro sono solo quelle usate che hanno i privati, purtroppo chi lo ha decide il prezzo, non c'è niente da fare.
però magari aspetta un pochino. E... allora, io non vedo altri commenti arrivare, non so se sono la sola. No, Roberta dice che ha trovato il punto di ricambio della Kaweco, non lo so. Aspetta, quale? Quale Kaweco? Ce ne sono diversi di modelli di Kaweco, eh? Io la sporto. Ok. Avevo un po' connetta. Consigliano abebooks.it a 10 euro il libro di Anne Kemp. Ma vado subito a guardare. La mitica Abe Chiara, Books, ecco. Chiara, abebooks.it. Perfetto, 10 vediamo euro circa. Grazie Chiara. Vado a farmi un giro. Ok. Allora, Roberta Poli. Roberta Poli, dopo ti scrivo in privato per le punte di ricambio. Lo sto leggendo adesso. Ok. Federica dice onciale, sì, ok, perfetto. Quindi settimana prossima ci prepariamo con un esemplare di onciale. Oh, settimana prossima sarà il giorno dopo lunedì dell'angelo. Ce la potete fare? Io sono sempre attiva. Ce la possiamo fare a fare cosa? Nel senso, ce la potete fare dopo il weekend di, pasta, di Pasqua che avrete mangiato a dismisura e tutte queste cose? Io mi rimetto per quello che posso, cerco di dire, dire se... martedì facciamo detox, così la sera di martedì arriviamo belli rilassati, belli sgonfi, belli sgonfi. Allora, io direi che adesso stiamo a un'ora e 12 di diretta, credo che sia meglio chiuderla qui perché altrimenti viene un file esageratamente grande di... Esatto. Esatto. Di video da caricare, da scaricare e caricare su YouTube. Quindi salutiamo tutti. Salutiamo tutti quanti. Grazie sì. di essere stati con noi anche stasera, di averci sopportato e supportato. Grazie. Martedì prossimo vogliamo qualcun altro in diretta, quindi preparatevi. È stato bello esserci. Grazie, Nico. Grazie a te, è stato bello averti con noi. Esatto, esatto. Iniziamo a dare un passate una bella Pasqua nomi, no? anche a voi. A dare un volto ai nomi che, delle persone che vediamo nei commenti. È anche Io, esatto. bello per Ma... tutti. Così almeno mi riconoscono tutti. Vi facciamo gli auguri di Pasqua. Tantissimi auguri. E vi diamo appuntamento martedì prossimo. Con Beh. L'onciale monolinea. Grazie ragazze. Ok, ciao a tutti e buonanotte. Ciao, ciao a tutti. Ciao.